Elezioni di marzo alla vigilia dell'Assemblea provinciale che si terrà domani sera alle 20.30 al Checkpoint di Torino, presentato il programma e le candidature di Potere al Popolo, lista a cui hanno aderito partiti di sinistra e forze impegnate in battaglie sociali. Milena Boccadoro. Potere al popolo prima. Potere al popolo che la nostra Costituzione all'articolo 1 riconosce sovrano. È un progetto collettivo che unisce esperienze politiche tradizionali con quelle dei movimenti dei comitati. Lo sostengono Rifondazione Comunista, Sinistra Anticapitalista, il Partito Comunista e due collettivi nazionali, City Workers ed Eurostop. È un'aggregazione che nasce fuori dal palazzo, dal basso, diciamo in centinaia di assemblee territoriali che si sono tenute in tutta Italia e anche qui a Torino, che mette insieme quanti si riconoscono la necessità di costruire una sinistra di società alternativa al centrodestra e al centrosinistra. Nel programma di Potere al Popolo, il no al pareggio di bilancio, al fiscal compact, una profonda critica all'Europa dell'austerity. Si presenta in tutti i collegi del Piemonte, ma è in quelli plurinominali che punta a superare la soglia del 3%. I nostri candidati sono, diciamo, lavoratori, precari, disoccupati, attivisti nelle lotte ambientali, comitati che si sono opposti, diciamo, alla chiusura di ospedali e di altri servizi pubblici. Capolista alla Camera nel collegio plurinominale Nicoletta Dosio, da anni attivista del movimento NOTAV, al Senato l'avvocato Gianluca Vitale. Portavoce nazionale sarà Viola Carofalo. Sono solo una portavoce e non potrebbe essere altrimenti perché il nostro movimento è un movimento collettivo.